Ciao, buonasera, continuiamo le nostre guide sul tutorial per realizzare, per la lezione 6, quindi per realizzare un plugin WordPress, e questa volta ci occupiamo delle dashboard widget. Ossia, vediamo come sempre mi avvarrò della guida sul Merge Solution e alla fine faremo un esempio omnicomprensivo che sarà un vero e proprio plugin di WordPress. Quindi vediamo come sia semplice con le widget API manipolare direttamente dal dashboard. Aggiungere un dashboard widget è realmente molto semplice, infatti non faremo altro che utilizzare la funzione add dashboard widget. Che cosa siano widget? A questo punto suppongo lo sappiate benissimo, quindi basta andare sul backend di WordPress, andate su dove era su aspetto e poi widget, e insomma trovate tutti i widget di cui stiamo parlando. Per aggiungerne uno basterà utilizzare queste funzioni, ossia widget id identifica lo slug per il widget che della chiave lo identifica, mentre widget name è il nome del tuo widget. Callback è la funzione appunto di callback che verrà creata per la visualizzazione del widget, e il control callback che rappresenta la funzione per la gestione del form widget e del suo contenuto. Per attivare la dashboard widget bisogna utilizzare il gancio WP Dashboard Setup, e partiamo subito con un esempio per vedere tutto. Quindi function esempio aggiungi quindi add action wp dashboard setup è il gancio che utilizzeremo, che chiamerà esempio aggiungi dashboard widget la funzione che è questa qui di sopra, la quale aggiungerà un widget che, come potete vedere, chiameremo esempio dashboard widget titolo, e la funzione sarà esempio dashboard widget funzione, che ovviamente ormai avrete capito essere questa qua, perché poi WordPress si ripete un po' tutto dopo un po'. Quindi ecco, ciao, questo benvenuto nella mia nuova widget. Volendo con le widget API è anche possibile rimuovere le widget presenti, e per fare questo si utilizza la funzione chiamata remove metabox, e potete vedere è possibile rimuovere quella di destra, la primaria, la secondaria, insomma un po' tutto. Il gancio è sempre lo stesso, è admin init. Se volete è anche possibile utilizzare add metabox al posto di wp dashboard nel seguente modo, e la funzione è più o meno lo stessa. Ci sono anche altri metodi particolari che vengono utilizzati per la creazione della widget e dashboard, ma i principali sono ben elencati. Quindi andiamo a vedere alcuni esempi. Ottieni tutte le opzioni sui widget o soltanto di alcuni selezionati. Get All widget options, public static function get dashboard widget. Prendi tutte le opzioni dei widget di dashboard dal database, e lo fa con la funzione sempre get options che abbiamo già rivisto nelle lezioni precedenti. Controllo se ha prelevato qualcosa. If empty widget return opzioni. Se la richiesta esiste, invece ritorna le opzioni del widget, altrimenti se qualcosa è andato storto il valore di ritorno sarà falso. Mentre per portare unicamente singole opzioni, questa è la funzione da utilizzare, e vi ho mostrato, vi mostro ugualmente come fare. Per l'aggiornamento invece dovrete utilizzare queste opzioni. Non me le metto a commentarle tutte perché in questo caso sono tutte opzioni standard. Quindi al limite dovrete cambiare i nomi all'interno, ma il procedimento rimarrà sempre lo stesso.
E ovviamente vi lascio il link come sempre, eccetera, eccetera. Buonasera a tutti, da Fabrizio.